le scarpe, Roma sulla pelle, Roma nel mio cuore, le stelle. Sono nato così, nato della Roma, e sull'argomento una parola sola. Ho tradito anche qualche fidanzata, mamma è la mia squadra. Sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo-rossa come la Roma. È la Roma che sta sulla mia pelle, è la Roma che sta dentro di me, è la Roma della crema. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Passione Gelorossa e ben ritrovati. Allora, è martedì 16 giugno 2020, i giorni passano inesorabilmente e penso che molti di voi come me non vedono l'ora che quest'anno del cavolo, quest'anno proprio del cazzo, ma diciamolo proprio tutta, passi. Allora, sono esattamente le 4:40, oggi siamo in ritardo, ma tanto, sono uscito che pioveva, adesso finalmente ha smesso di piovere, però l'alba praticamente ormai non ha più senso vederla. Le previsioni hanno messo ancora brutto tempo, ieri è piovuto praticamente tutto il giorno, costantemente tutto il giorno. Penso che oggi magari, non credo che continuerà a piovere, però ho già rimesso la prossima perturbazione, che questa volta invece di arrivare dall'Atlantico arriverà dall'est Europa, quindi una cosa anche abbastanza insolita. D'altra parte abbiamo avuto un inverno così strano. Vabbè, dai, non parliamo di meteorologia, non penso che molti di voi sono interessati alla meteorologia. Ragazzi, le novità sono tantissime, gli argomenti sono tantissimi. Purtroppo siamo un po' alle solite, no? Non si trovano argomenti di campo, non c'è nulla che riguarda soprattutto l'atteggiamento del campo, del calcio giocato. Mi piacerebbe sapere gli allenamenti, la tattica, cosa avviene, le prove che fa Fonseca, e di questo non c'è traccia, non c'è praticamente traccia da nessuna parte. Perché? Perché ci sono altri argomenti societari che incombono e che sono, dal punto di vista anche giornalistico, sono molto molto più importanti. E questo per me è un dispiacere, non solo per il fatto che, come sapete, io amo il campo, amo il calcio, sono un uomo proprio di campo, poche cose mi interessano, diciamo, relative a tutto il resto. Però purtroppo la verità di tutto è che la società della Roma ti lascia tante tante cose, perché in questo momento è un vero e proprio casino, è un casino su ogni cosa. Ha parlato Pallotta, però prima di questo, prima di andare a commentare Pallotta, Petrachi, eccetera eccetera, devo fare obbligatoriamente una precisazione. Ieri Marco Violi, il nostro direttore, ha fatto un bellissimo video di pochi minuti, tra l'altro, dove ha un tantino spiegato, no, un po' la situazione attuale, ha raccontato i fatti come lui sapevolmente, come lui sa fare, nel vero senso della parola, perché sappiamo che Marco è bravissimo. E ha spiegato esattamente, ha espresso un concetto, ovvero che Pallotta doveva fare una conferenza stampa aperta a tutti, dove poteva un pochino spiegare esattamente un po' anche le strategie future della Roma, dove si poteva fare un po' di chiarezza anche con questa situazione appunto di Petrachi. Se Petrachi andrà via, sembra che verrà De Santi, insomma Sara, insomma più o meno che si capisce qualcosa, non solo anche per i tifosi, ma penso anche all'interno dei giocatori, all'interno dello spogliatoio, all'interno della società. E Marco nel suo video è stato chiarissimo, chiaro, conciso, ha espresso la sua opinione, il suo punto di vista in modo impeccabile. Purtroppo, come sempre, le cose vengono travisate, sono stati fatti dei tweet e dei commenti alquanto insoliti, alquanto strani, dove non si attaccava, però praticamente si, come sempre, le parole di Marco sono state, non dico strumentalizzate in questo caso, però sono state poco capite, ecco, sono state capite male. Così sono stato costretto a fare un Twitter chiarificatore, semplicemente a dire che quello che aveva detto Marco era semplicemente che
e aveva chiesto che Pallotta facesse un po' di chiarezza con una conferenza stampa. Pallotta ha parlato, come sappiamo. Certo, sarebbe stato bello e opportuno da parte sua se avesse fatto veramente una conferenza stampa aperta a tutti, dove un po' tutti potevano fare le domande, che non invece lasciare le interviste sempre a una sola persona, un'altra persona, con la quale sono state fatte domande, come sempre, così. Io non voglio dire domande di comodo, non voglio dire questo, perché poi chiaramente Pallotta in un certo senso è un grande comunicatore, riesce a dribblare le domande, riesce a parlare nel modo corretto nel momento in cui tu l'ascolti, nel momento in cui tu lo leggi, ecco, come l'articolo, ti trovi quasi quasi a essere d'accordo con lui, no? Perché dice, beh sì, come dice lui, in fin dei conti dice una cosa giusta, una cosa corretta. Però poi purtroppo non dice niente, non dice nulla, non racconta nulla. In realtà ha detto una sola cosa fondamentale, che ha fatto un commento su Friedkin e sulla sua trattativa. C'è solo questo nella sua intervista. È un po' come il giovedì scorso, no? Quando io non criticavo la sua intervista che ha fatto nel sito ufficiale della Roma quando ha parlato di Fonseca. Però insomma, con tutti i problemi, con tutte le cose che ci sono, leggetevi l'intervista, ragazzi, non trovate praticamente niente. Si parla di quando c'era la crisi, si parla di quando c'era il Covid, si parla dell'atteggiamento che ha avuto il club sui giocatori, si dicono, non dico banalità, ma si dicono cose conosciute, si dicono cose che già sappiamo tutti. Quindi io sono stato veramente molto molto deluso dalla intervista rilasciata appunto da mister Pallotta, perché non ha detto niente, non ha detto assolutamente niente. Noi da questi microfoni abbiamo elogiato quello che ha fatto la Roma durante appunto il periodo di lockdown. Bisogna dire che la Roma è stata brava, sono stati bravi i giocatori a rimanere a Roma, non andarsene via, a tornare a casa, sono stati bravi, hanno fatto molte azioni per le persone anziane, hanno fatto veramente tanto dal punto di vista del sociale. E questo noi l'abbiamo sottolineato, perché quando la Roma fa qualcosa di giusto, noi siamo qua a dirlo. Perché? Perché noi siamo una radio e un sito internet dove diciamo le cose come stanno e diciamo soprattutto le cose in modo obiettivo. Quando chiunque si comporta bene e fa una cosa giusta, corretta, è giusto rimarcarla ed è giusto dirla, ed è quella che in fin dei conti facciamo e che abbiamo fatto. Quindi su questo siamo, no, penso che siamo corretti. Chi ci ascolta, i più fedeli appunto del sito di Roma Giallorossa, sanno benissimo che noi siamo intellettualmente onesti e intellettualmente corretti. Quindi per quanto riguarda appunto il lockdown, io sono d'accordo, sono stato molto contento e in un certo senso anche fiero di quello che ha fatto la Roma, perché effettivamente ha fatto tanto e non era da tutti fare quello che ha fatto la Roma. Poi però, come ripeto, è una cosa vecchia, è una cosa accaduta 2 mesi fa, con tutti i problemi che abbiamo attualmente. Insomma, io mi immaginavo di sapere le strategie future, mi immaginavo di sapere cosa è successo tra Pallotta e Petrachi, mi immaginavo che Pallotta spiegasse il motivo del loro litigio, il motivo del loro raffreddamento. Mi sarebbe piaciuto che dicesse quali sono le prospettive, no? Le prospettive del club, quali sono le intenzioni, quanti sono i soldi da mettere sul mercato, qual è la strategia societaria futura, se ci sono degli acquirenti ancora. No, in realtà, lo ripeto, l'unica cosa veramente veramente interessante che ha detto è che praticamente ha detto che Friedkin, l'offerta di Friedkin era inaccettabile. Lui e i suoi soci l'hanno ritenuta estremamente inaccettabile, di conseguenza la Roma se la tiene lui, e quindi a questo punto io ne parlavo con Marco l'altro giorno, vi ripeto, no? Domenica mattina in privato,
parlavamo così tra di noi, e alla fine dov'è il ragionamento di Pallotta? Il ragionamento di Pallotta è semplice, semplicissimo, ve l'ho detto già ieri, no? Arrivano forse questi soldi di investimento che danno una mano a risollevare il club. Finché io come garanzia non ci metto praticamente soldi, no? Lascio che siano le banche, la Roma in realtà si finanzia da sola, andando nei debiti non importa, l'importante è che così le banche finanziano, per cui finché le banche finanziano è tutto a posto, è tutto in ordine e si tira avanti così, tant'è vero che non ha parlato praticamente di nulla dell'organigramma societario, non ha parlato di nulla come ridurre le spese, non ha parlato di niente proprio, assolutamente di niente, ha parlato fumo, capite cosa intendo? Ci ho rimasto veramente estremamente deluso. Mi immaginavo che dicesse qualcosa di chiaro e invece non ha detto praticamente niente. In realtà noi siamo qua a pensare cosa c'è nella, cosa passa nella sua testa degli azionisti. L'unica cosa corretta che ha detto, in fin dei conti, è vero che se lui avesse risposto alle varie cose, la Roma è una società quotata in borsa e avrebbe avuto qualche, non dico qualche problema, però insomma una società quotata in borsa sapete benissimo che è molto soggetta a quello che si dice e che si racconta. La sua strategia alla fine, ragazzi, è molto semplice: attendere, aspettare. Se verrà fatto lo stadio, si costruisce il suo stadio, perché poi il suo stadio è il suo, non è della Roma, quindi alla fine ci guadagnerà soltanto lui, e lo rivende a qualcuno che a un certo punto, no, sborsa una grande cifra, poi bisogna anche trovarlo, però chi è? Bisogna anche trovare chi è disposto a tirare fuori il miliarduccio di euro che chiede il signor Pallotta. Io alle volte mi domando boh, come tu non voglio dire cose sbagliate, ragazzi, bisogna stare molto attenti quando si parla, però che uno ti dice guarda che quella società ha quel valore, perché poi alla fine ha tutto un valore, tutto un prezzo, si definisce un prezzo e tu vuoi di più, poi dopo ti ripeto, bisogna trovare questo qualcuno che te li dà. Però il suo pensiero è questo: io faccio lo stadio e poi la vendo 1 miliardo e anche di più, così io riprendo dei soldi, eccetera. E quando uno dice io penso al bene della Roma, eccetera, io qua sinceramente ho molti dubbi, ragazzi, ho molti 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 dubbi, perché il bene della Roma è soprattutto il bene della squadra, il bene dei tifosi, e quindi è necessario trovare dei giocatori importanti, non vendere i giocatori importanti, quelli che ti sanno dare più plusvalenza. Quello che invece in realtà Pallotta in questi anni non ha mai fatto, è quello che continua praticamente a pensare, perché altrimenti ne avrebbe parlato. Cioè, ragazzi, torno a dire, io sono veramente sconvolto, uno da Pallotta che non dice praticamente nulla, e secondo da sti giornalisti, da questi finti giornalisti che non sono capaci di fare una domanda come si deve, dice l'offerta di Friedkin meno accettabile, bene, mi dica perché pensa che la Roma valga di più di quella cifra che ha detto. Quanto può valere la Roma adesso? Probabile che la sua risposta sarebbe stata: beh, non si può dire, non si può parlare di queste cose direttamente ai giornali, questo e quell'altro. Però un giornalista bravo, che sa fare bene il suo lavoro, avrebbe risposto: ma se lei ha rifiutato l'offerta di 575 milioni, evidentemente pensa che la Roma valga di più. Altrimenti, perché uno che rifiuta un'offerta simile e poi dice che l'offerta è inaccettabile, vuol dire che lui pensa che la Roma valga di più. In base a che cosa pensi che la Roma valga di più? Allora uno dovrebbe essere corretto, e corretto soprattutto con se stesso e con i tifosi, e dire: io la Roma, finché non si fa il progetto stadio, non la vendo. La Roma è mia, sono io il presidente e come tale me la tengo io. Allora, come si dice, no?
come si dice in questi casi, ok, me ne faccio una ragione e smetto di farmi domande, smetto di sognare in un certo senso, no? Si smette di fare, di dire a destra e a manca che io voglio vendere la Roma. Ecco, io sono cose ragazzi, cioè ci siamo passati lo scorso anno, a differenza di qualcuno che dice di no, ma noi ci siamo passati lo scorso anno con la stessa modalità, soltanto con compratori diversi. La verità purtroppo è quella che Marco sta dicendo da tempo e che io sotto sotto dentro di me anche io ho sempre saputo, però sapete ragazzi com'è, no? Alle volte ci speri dentro di te, ma no, ma non può essere, ma dai su, vedrai che non sarà così. E invece Marco Violi come sempre, perché chiaramente ha molto più esperienza di me, più esperienza di noi, sa far meglio il suo lavoro, dice una cosa vera: Pallotta finché lo stadio non verrà fatto non vende. Nel frattempo la Roma chi se ne frega, chi se ne frega la Roma dove va, dove starà, dove andrà in classifica, dove si posizionerà, perché è così. Adesso per esempio nella prossima parleremo più o meno del motivo per cui Petrachi praticamente si vuole andare via. Io mi sono espresso ieri a lungo, no? Praticamente ho importato tutta la trasmissione, tutta la puntata di ieri proprio su Petrachi, quindi non mi voglio ripetere, il mio pensiero lo conoscete, la mia opinione la conoscete, però più penso che lo abbiamo capito qual è il progetto futuro, penso che ce ne siamo accorti tutti ragazzi, che il prossimo anno sarà un anno di lacrime e sangue, soprattutto se la Roma non dovesse arrivare quarta. Se la Roma dovesse arrivare quarta ci aspetta un anno ancora peggio ragazzi, e piano piano la discesa sarà inesorabile sempre di più verso il basso, tant'è vero che una cosa che è inaccettabile, cioè cosa è inaccettabile, l'offerta di Friedkin per Pallotta è inaccettabile per me, soprattutto da uno addetto ai lavori, da uno che conosce il calcio al suo interno, che conosce le sue dinamiche. Quello che è inaccettabile è che il proprio presidente non faccia una minima considerazione sul mercato, sul futuro, sui giocatori da prendere. Anche un giocatore come Pellegrini, che può essere innamorato di Roma, vuole stare a Roma eccetera, al di là del fatto che possano arrivare altre offerte e tutto, Pellegrini ti dice no, ma io voglio stare a Roma perché amo la Roma, voglio stare a Roma, sì, ma che Roma tu mi dai? Però sto alla Roma per che cosa? Mi offri una squadra che al massimo può arrivare quanta? Terza? Può arrivare seconda? O mi dai una squadra che arrancherà a metà classifica e lotterà per arrivare in Europa League? Perché un giocatore anche come Pellegrini, giovane e tutto, queste domande se le fa, se le pone, e non solo poi si pone queste domande, ma ne vale la sua carriera futura, quindi è normale che lui pensa a un certo punto che cosa ne sarà della mia carriera ad un'età di 24 anni, in cui praticamente davanti ha sì tutta la carriera, ma c'è anche gli anni migliori della sua carriera, perché l'età migliore di un giocatore viaggia dai 25 ai 30, ai 29, se lui li spende per stare in una squadra che ama, certo, dove è cresciuto, certo, nella città dove è nato e cresciuto, certo, ci sta tutto, però la carriera è la carriera, cercate di capire. Ecco, quello che è inaccettabile è che un presidente, dopo che non parla da tempo, dopo che non si fa vedere, è tutto quanto, che non abbia dato nessun chiarimento, per me questo è direttamente inaccettabile. Ma lo ripeto ancora una volta e poi andiamo in pausa, perché ho bisogno assolutamente della mia tazza di caffè, perché sto tempaccio mi mette proprio di malumore, vi dico la verità, mi mette anche una gran stanchezza, oggi mi sono svegliato veramente proprio stanco, quindi ho bisogno assolutamente della tazza di caffè. Ma ripeto, quello che io trovo inaccettabile è i giornalisti che non fanno mai le domande, che non dicono, non pongono mai i quesiti, non fanno mai le domande che tutti si chiedono, che tutti i tifosi hanno bisogno di sapere. È questo che è inaccettabile, signor Pallotta. Ma io dico, ma vuoi raccontarci quali sono i presagi futuri?
Vuoi dirci quali sono le strategie? Vuoi dirci quali sono i giocatori che venderemo? Vuoi dirci chi sarà il prossimo direttore sportivo? Dovete ancora sceglierlo. Va bene, se dovete ancora sceglierlo, ok. Ma vuoi dire, vuoi parlare almeno di qualcosa di concreto o no? O invece come sempre facciamo così? Così facciamo. E sti cortigiani che non dicono mai niente, che non fanno mai nulla, io mi domando veramente il giornalismo dove sta, ragazzi? Il mondo dell'informazione vero dove sta? Ma poi lo sappiamo, non vengono invitate le persone che fanno le domande giuste. Non vengano invitati, perché se ci fosse stato Marco a fare questa intervista a Pallotta, non io, perché io non sono un giornalista, lo sapete. Quindi non ho nessuna voce in capitolo e soprattutto non ho nessun motivo, nessuna esperienza per poter parlare. E su questo qua chiaramente lo so, ma fidatevi, se ci fosse stato Marco, un vero giornalista, qualcosina di giusto, di corretto gliel'avrebbe domandato. Ecco il motivo perché il signor Pallotta non va da un vero giornalista. Perché io ieri, quando ho sentito, dopo il video che ha fatto Marco, di cui ero d'accordo al 100%, dico: ah, Pallotta ha parlato, ha lasciato un'intervista, dico: oh, chissà, forse ha ascoltato Marco, adesso farà un po' di chiarezza. Che ha detto? Nulla. Ha detto che l'offerta di Friedkin è inaccettabile. Perché è inaccettabile? Perché è troppo bassa? Perché è inaccettabile? Dici perché è inaccettabile? Perché tu pensi che la Roma valga di più? O perché tu dici: io non la voglio vendere perché voglio farci soldi, voglio fare lo stadio e rivenderla a 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, 2 miliardi? Diccelo! Perché dire inaccettabile non significa niente. È inaccettabile perché quando poi Pallotta dice: voglio lasciare le mani, la Roma in mani solide e concrete, allora vuol dire che Friedkin non era una persona concreta, non era un offerente, un'offerta concreta. Allora cosa, non c'entra l'offerta inaccettabile. Cioè, l'offerta inaccettabile significa soltanto una cosa, ragazzi: che Pallotta vuol vendere a prezzo più alto, che lui ritiene che la Roma abbia un prezzo maggiore. Allora io vi dico, come ha detto giustamente Marco e lo ripeto di nuovo, trovare un compratore diventerà molto difficile. Vuol dire che dobbiamo metterci l'anima in pace, che noi romanisti a questo punto mettiamoci l'anima in pace. Quest'anno si venderanno per fare cassa innanzitutto i giocatori importanti, ma di questo ne parleremo dopo. Dai, su, che sono più di 20 minuti che parlo senza sosta. Andiamo ad ascoltarci una canzone. Io voglio ascoltare questa canzone di Paolo Conte, di Wonderful, perché mi piace, perché mi mette un po' di allegria, perché vi dico, aspettavo questa intervista da tempo, aspettavo sta cosa da tempo, e poi sono rimasto talmente deluso che ho bisogno di ricaricarmi un po', di rimettermi un po' di allegria, no? E quindi la canzone la trovo corretta, la trovo giusta. Quindi, come dico sempre, rimanete lì, non andate via. Auto blu, dire che via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom, chiboom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip, boom.
Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. Wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chi boom, chi boom boom. Do 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 do. Chi boom, chi boom boom. Do 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 do. Oh, rientriamo, rientriamo. Va, che ha messo un po' di allegria sta canzone. Tra l'altro è anche molto corta, devo dire, francamente molto corta. Ho dovuto bere il mio caffettino anche abbastanza in fretta, sinceramente. Allora, il secondo argomento, diciamo, della trasmissione di oggi è chiaramente la lite che c'è tra Petracchi e Pallotta. Diciamo una cosa: quando una persona dice in un'intervista, no, che lui è molto schietto e molto diretto e che è molto sincero, per me, a mio giudizio, è sempre una persona da apprezzare, perché la sincerità è una delle doti più, una delle qualità più belle di una persona, secondo me. Avere il coraggio e l'autorità, anche la personalità, no? più che l'autorità, la personalità di poter dire quello che pensi. Io penso che sia una cosa giusta, però un momento, ci sono persone e persone che se lo possono permettere. Le persone così buone, persone genuine, buone di cuore, no? Come viene in mente Gattuso, per esempio. Una persona così schietta, sincera, lo apprezzi. Lo apprezzi anche perché non ti immagini che dica qualcosa fuori posto, anche nella sua sincerità e nel suo modo di essere, perché è una persona genuina. Invece un Petracchi, che è una persona, diciamo, cattiva in un certo senso, no? Non cattiva che è una cattiva persona, però è una persona che ha dei pensieri di un certo tipo e sono pensieri, tra virgolette, cattivi. Questa sincerità diventa fuorviante, diventa sbagliata, diventa fuori luogo. Cioè, una delle cose brutte che ha detto quando ha parlato dei famosi caffè a Roma, cioè, che cosa lui, nella sua sincerità, ha voluto dire che tutto l'ambiente del giornalismo a Roma praticamente è un dare avere: se non fai qua non faccio quell'altro. Tu non puoi parlare in questo modo, capite? Cioè, la sincerità sì, ci vuole, però deve essere una sincerità differente. Non può essere io sono sincero, io sono, dico le cose cattive, dico le bordate, dico le cose così, però dovete capirmi perché sono sincero. Non c'entra nulla col caso della sincerità. La sincerità non diventa una qualità, la sincerità diventa un difetto, diventa un problema. E in un certo senso, se la Roma licenziasse Petracchi per giusta causa, io sarei addirittura d'accordo. Sarei addirittura d'accordo su questo, perché il danno che ha provocato in questi mesi nelle sue interviste è un danno enorme per la società. È enorme. E guardate che quando una persona si comporta così è un chiaro sintomo di esasperazione. È un chiaro sintomo di una persona che è arrivata al limite. Al limite dei propri pensieri, al limite del grado di sopportazione, al limite di una situazione che non gli piace, che non gli piace. Allora, che cos'è che può, la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
la mancata diciamo citazione nell'intervista che ha fatto recentemente Pallotta, appunto parlando di Fonseca, dove non lo ha citato? Può darsi, sappiamo che Petracchi gli ha mandato un messaggio furibondo a Pallotta perché si è dimenticato di menzionarlo. Però non è questa la cosa, la pietra scattante, non è questa la goccia che fa traboccare il vaso. Questa può essere una reazione di una persona che diventa sincera, ma lo ripeto, una persona che diventa sincera e dice bordata a tutti è una persona che è arrivata al punto di vista dell'esasperazione. Oppure può essere il fatto che ritiene che Baldissoni gli ha sempre fatto la guerra all'interno della società. Ci può stare anche questo, ci può stare anche questo come pensiero. Sapete come fanno, no? I riportini, le voci, le indiscrezioni. Ci sta. Io però penso che veramente il motivo più importante, il motivo fondamentale, perché poi ragazzi si capisce che in un certo senso Petracchi vuole andare via subito, non voglia fare il mercato estivo. Perché non vuol fare il mercato estivo? Ma è semplicissimo, perché quando tu sei un direttore sportivo ti metti in contatto con un procuratore, con l'altro procuratore, con gli intermediari, parli col giocatore, dai la tua parola che tu stai per arrivare, e qui sto parlando di Pedro, e poi all'ultimo momento che cosa fa? Prendi il presidente tuo, ti blocca perché ti dice prima dobbiamo vendere, prima di potersi permettere di prendere un giocatore anche addirittura svincolato o gratis, e allora ti fa capire quello che c'è, dice ok, allora che giocatori dobbiamo vendere? Dobbiamo vendere i giocatori che fanno cassa, ti risponde, quelli che hanno più mercato, quelli più facili soprattutto da vendere, e allora è chiaro che i nomi sono quelli. I nomi sono quei due, perché sono gli unici due giocatori che ti fanno fare una plusvalenza enorme, sono gli unici giocatori che ti fanno incassare. E dice allora io, da direttore sportivo, che figura ci faccio se io prima vendo Zaniolo, poi vendo Pellegrini con la clausola, poi vado a vendere Under, poi vado a vendere Kluivert e poi porto a Roma Pedro, svincolato gratis. Ma secondo voi chi è che ci fa la figuraccia? Ce la fa chiaramente Petracchi. Può raccontare una cosa del genere? Sinceramente, conoscendo il personaggio, potrebbe anche dirlo, però dopo è chiaro che la Roma lo licenzierebbe per giusta causa. Però tutto questo è sintomo di che cosa? Di una persona che è arrivata all'esasperazione, altrimenti non si spiega, perché uno può essere anche con questo carattere un po' spigoloso, no? Però uno riesce anche a capire a un certo momento se ci tiene, come dire, al posto di lavoro, che deve stare attenta a ciò che dice. È evidente che Petracchi vuole andare via, cioè ormai la rottura è totale. E io adesso, siccome nella vita uno deve sempre guardare avanti, non può guardarsi indietro, uno deve guardarsi indietro per capire i propri errori che ha fatto, per non ripeterli, diciamo, in futuro. Però poi dopo deve avere anche una visione futura, no? Deve guardare avanti. Allora noi guardiamo avanti, che cosa c'è, cosa bolle in pentola, che cosa c'è in progetto della squadra, della Roma e tutto quanto. Ecco, io la cosa che veramente più trovo assurda è che sembrerebbe che sia finito il campionato, che si sta parlando del mercato estivo e che siamo in una stagione normale. Qua ci sono ancora 12 partite di campionato da fare, più un'Europa League che paradossalmente potrebbe essere non l'ancora di salvezza, ma potrebbe essere il paradiso della salvezza, l'Europa League. E di questo non se ne parla, di questo non se ne parla su niente, non si racconta nulla. E io lo trovo una cosa scandalosa. Scandalosa che lo stesso presidente nella sua intervista non dica nulla, che lo stesso direttore sportivo non dica niente di questo, no? Che addirittura accusa pure i giocatori. Io veramente, ragazzi, mi sembra una gabbia di matti, vi dico la verità, mi sembra una gabbia di matti, completamente, ma sono completamente tutti usciti fuori di testa proprio. Poi dopo, quando la Roma, se speriamo tutti quanti, ci auguriamo chiaramente di no, ma se per caso dovesse cominciare a perdere le partite, a perdere i punti, dopo con chi dobbiamo prendercela? Con i giocatori? Dopo ce la prendiamo con i giocatori scarsi,
perché dopo va così, dopo se si prende con l'allenatore, perché dopo Fonseca non fa giocare bene la squadra, perché dopo Fonseca sbaglia, perché purtroppo questa è la direzione, questa è la direzione. Oggi mi dispiace che mi sentite veramente molto critico e molto duro, mi dispiace di questo, ragazzi, però non vi racconterei delle cavolate se pensassi, se vi direi cose differenti. Farei come quel giornalista che va tutto bene, tutto a posto, la Roma si è comportata bene, il presidente ha fatto una grande intervista. Non farei bene in un certo senso il mio lavoro. Mi sentirei male se dicessi cose differenti invece da quello che purtroppo è la realtà. È la realtà. Una società seria, in un momento come questo, non si comporta così. Una società seria mette innanzitutto una persona al di sopra di Petracchi e gli dice: signor Petracchi, lei deve dire questo, questo e quest'altro. Lei non può parlare come cavolo vuole. Lei ha già commesso degli errori dal punto di vista della comunicazione, errori grandi, errori gravissimi che ci hanno condizionato, soprattutto, se vi ricordate bene, quella trattativa di mercato tra la Roma e l'Inter, quando sembrava che si potevano ricucire i rapporti e poi lo stesso Petracchi l'ha completamente tagliati. Vi ricordate tutta la faccenda di gennaio, no? Ecco, allora, una società seria o gli veta di parlare e dice: lei, signor Petracchi, non parla più perché non è capace, perché non è in grado. E ci sta, ragazzi, ci sta. Uno non si deve offendere. Se uno non è in grado di fare una cosa, non è in grado di fare una cosa. Io sono giorni che sto cercando di fare una cosa tecnica per conto della mia radio, di Radio Carlo. Non ci riesco. Non ne sono in grado dal punto di vista della tecnologia, della tecnica, dei social, del computer, non ne sono in grado, punto e basta. Non è che sto lì, mi si arrabbia e faccio casino e me la prendo con chi? Con questo, con quest'altro. Me la devo prendere con me stesso perché non sono in grado, e ci sta. Petracchi non è in grado di parlare alla stampa. Io non lo so, prima le interviste che lasciava al Torino, perché magari il Torino, capito, era una società che non faceva tanta risonanza, o magari chiaramente noi concentrati sulla Roma non ce ne siamo occupati, ma io non ho mai visto uno che dal punto di vista della comunicazione abbia commesso più errori di Petracchi, sinceramente. Quindi una società seria gli dice: lei o stia zitto o dice queste cose qua, poi le cose che sono qua dentro le sistemiamo noi. Un presidente bravo prende e fa una conferenza stampa, come ha detto Marco, davanti a tutti, e racconta esattamente dove sono i problemi della Roma e qual è il suo pensiero, cercando di mettere chiarezza, di mettere tranquillità, di dire: adesso, in questo momento, non si pensa al direttore sportivo, al prossimo direttore sportivo, non si pensa a nulla, c'è un campionato da giocare, ci sono delle partite da fare. Si deve pensare in questo momento alla squadra, al bene della squadra, ai risultati, non alle altre cose. Per quanto riguarda il casino societario, dei soldi, del finanziamento bancario e tutto, un presidente chiaro dice: non vi preoccupate, i soldi ci rimetto io. I 300 milioni rotti di debiti che ci sono, state tranquilli, la Roma non fallisce, i soldi ci rimetto io di tasca mia. Poi li riprenderò quando verrà fatto lo stadio, riprenderò i miei soldi quando vendo la Roma e la voglio vendere a qualcuno di concreto, perché sto Friedkin non mi è sembrato uno un acquirente concreto, non mi è sembrato uno solido, non mi ha dato fiducia per poter lasciare la Roma. Questo farebbe un presidente vero, non fare queste interviste che non sono interviste, sono buffonate, queste sono buffonate, quella che è stata fatta. Sinceramente, sono vere e proprie buffonate, questa è la verità. In più, e in questo momento chiaro così, ci sono le lotte di potere all'interno, come lo scorso anno, come l'anno precedente, come tutti gli anni, si va avanti sempre nello stesso modo. E in un certo senso io mi trovo in difficoltà ogni mattina a fare la trasmissione, perché mi sembra di raccontare le stesse cose, mi sembra di dire sempre gli stessi argomenti. Dopo un po' ti stancano. Ecco perché in questa fase torno a dire la cosa importante, la cosa bella sarebbe stata ascoltare quello che dicevano per quanto riguarda la squadra.
Fonseca ha provato il 4-3-3 mettendo questo giocatore e questo giocatore. Mi piacerebbe tornare a parlare dei giocatori della Roma, tornare a parlare di campo. E invece no, dobbiamo sentire queste cose, queste lotte di potere all'interno, Petracchi che litiga col presidente, il presidente che lascia interviste che non hanno senso, interviste fuori luogo. Non lo so, è una gabbia di matti, è una gabbia di matti questa. Ecco, io parlavo anche con Marco privatamente, ragazzi, ma parliamoci chiaro, l'anno scorso ci siamo offesi, noi romanisti ci siamo offesi quando abbiamo ricevuto il no di Conte e il no di Gasperini, ma guardiamoci un attimo, togliamoci un pochino la maglietta giustamente da romanisti, togliamoci un po' quell'amore, no? Che ognuno di noi ha per la nostra squadra, che ti porta chiaramente a difendere ciò che è tuo, ciò che ami, ciò che senti tuo. Se tua moglie magari può comportarsi anche malamente, però è tua moglie, la ami e come tale tu la difendi sempre. Certo, ma se ti togli l'amore, ti togli quel velo davanti e la devi giudicare per quello che è. Ma parliamoci chiaro, ma non ha fatto bene Conte e Gasperini a rimanere dove sono stati. Conte era andare all'Inter, che è una società con ben potenzialità diverse e soprattutto dove ci sono delle cose chiare che vengono chiarite fin dall'inizio e che vengono fatte. Voleva Eriksson, gliel'hanno preso. Voleva quel giocatore, gliel'hanno presi, senza tante storie. Nonostante tutto, pensate che i risultati neanche arrivano, perché i risultati dell'Inter non sono così tanto esaltanti, non sono così tanto eccezionali, però è il primo anno, si capisce, si difende l'allenatore, si difendono i giocatori, e vogliamo parlare dell'Atalanta di Gasperini. Voi pensate che Gasperini poteva venire in una gabbia di matti come c'è la Roma, ma solo e soltanto per un motivo fondamentale, ragazzi: perché non c'è chiarezza, perché non si ha un progetto, si continua con quel progetto, la scelta dei giocatori, facciamo un progetto giovani e poi si vanno a prendere giocatori svincolati che hanno una certa età, prendiamo l'usato sicuro e poi si vanno a prendere giocatori che ti fanno fare quella plusvalenza per poterli rivendere. Non c'è chiarezza, questa è la cosa più brutta che trovo. Ecco perché giusto un allenatore come Fonseca poteva venire alla Roma, ma non perché Fonseca non sia bravo o perché Fonseca non sia all'altezza, non sia degno di allenare la Roma, ci mancherebbe altro, per me è un ottimo allenatore sinceramente, e se dovesse portare la Roma quarta o ottenere anche un buon risultato eventualmente in Europa League ad agosto, ma è un miracolo. Ma è veramente un miracolo, sta facendo veramente un miracolo Fonseca, si riesce a fare una cosa del genere in una gabbia di matti come questa, in una situazione come quella che c'è, perché questa purtroppo è la verità. Ma un allenatore come Fonseca, perché non sapeva le cose, venendo dall'Ucraina non sapeva quello che accade all'interno della Roma. Ma purtroppo la cosa brutta, la sensazione che io ho avuto l'anno scorso è che con parole spicce si sa che situazione c'è la Roma, si sa che è una situazione così e quasi nessuno va a impelegarsi in una situazione del genere. Voi pensate, ecco, io torno a dire, ne parlavo domenica con Marco, perché tra me e Marco c'è una grande amicizia, essendoci una grande amicizia parliamo anche tanto in privato, non solo della Roma, parliamo di tutto logicamente, dei problemi nostri che riguardano la nostra vita, eccetera eccetera, però chiaramente parliamo anche della Roma e ne parliamo non da un punto di vista lavorativo, cioè da dire facciamo così la trasmissione, la mettiamo così, poi mettiamo così quell'articolo, no, ne parliamo perché questa è la cosa bella, no? Ne parliamo come appunto due amici, due tifosi che si incontrano al bar. Noi non possiamo incontrarci al bar perché abitiamo lontani, però ci chiamiamo e poi facciamo delle considerazioni come fanno due tifosi appunto al bar davanti a un caffè, e allora ci parla in modo schietto. Ma vogliamo metterci per un attimino nella testa di Petracchi? Mettiamoci un secondo solo, io lo ripeto di nuovo, sono contro Petracchi, cioè non è che sono contro, è che
non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Non ero contento quando la Roma lo ha ingaggiato, avevo le mie perplessità e purtroppo erano state rivelate giuste le mie perplessità e si stanno dimostrando tali. Però mettetevi un attimo nella testa dei panni di Petrarca, se ne stava tanto bene al Torino e stava lì da 11 anni, ben rispettato da tutti. Il Torino bene o male aveva la sua posizione in classifica, ecco, c'è stato l'anno che è andato in Europa League, poi non è riuscito a farsi preliminari, non è riuscito a qualificarsi, però stava sempre lì, bello, sano, tranquillo, qualche giocatore buono l'ha fatto, qualche giocatore... qualche errore l'ha fatto come tutti, no? Però aveva il suo posto e tutto. È venuto alla Roma, a cosa fare? A diventare scemo in una gabbia di matti così, a dover fare un mercato, lui l'ha definito furbo, però in fin dei conti lo ha fatto perché non c'erano i soldi, e questo l'abbiamo capito, come lo stesso Garcia quando disse che la Roma non poteva competere con la Juve, no? Vi ricordate? Ecco. Quindi lui ha dovuto fare di necessità virtù. I giocatori ne ha sbagliati, purtroppo ne ha sbagliati molti, perché se tu ogni anno devi fare la rivoluzione, i giocatori chiaramente ne sbagli. È un ambiente più grande di te, tu hai questo carattere strano, adesso te ne andrai via malamente, come sempre, come tutti quelli che sono a Roma vanno sempre via malamente. Prima sono tutti bravi, fenomeni, bravissimi, Pallotta innamoratissimo di loro, poi quando le cose vanno male sono tutti stupidi. Tutti sbagliano e si va via sempre in malo modo. Quando se ne andrà via in malo modo e in un certo senso anche lui, no? Te lo ripeto, per tutti i sbagli che ha fatto, soprattutto dal punto di vista comunicativo, non pensate che sotto sotto gli sia un tantino rovinato la carriera? E allora, come si dice a Roma, no? Se gli aggira il chiccherone e poi torna a dire certe cose, non dico che è giustificabile, per carità, però è un po' comprensibile che a un certo punto gli gira il chiccherone e dice: sentite un po' che c'è, allora adesso le dico le cose. Ecco perché io torno a dire all'inizio di questa parte di trasmissione, no? Che vi ho detto, essere sincero, certo è una qualità essere sincero, ma quando la sincerità diventa cattiva non è tanto un frutto di un carattere, è frutto di un'esasperazione, è frutto di un qualche cosa che ti porta all'esasperazione e come la pentola a pressione esplodi dicendo cose delle quali ti penti che non puoi trattenerti. Il problema è che non è la prima volta che lo fa. Quindi, in poche parole, è un pesce fuor d'acqua, è un pesce fuor d'acqua. Però mi piacerebbe sapere a questo punto cosa accadrà. Arriverà Massara? Sarà De Santis? Sarà Baldini? È chiaro qual è la direzione, no? E su questo ne andiamo a parlare dopo quest'ultima canzone e qualche altro minutino finale. Cerchiamo di cercare di vedere qualche prospettiva, che prospettive ci sono. Dai, su, andiamo ad ascoltarsi una bella canzone. A me, ragazzi, vi dico la verità, oggi mi piange il cuore dover parlare così, però purtroppo fatica, veramente fatica non dover dire quello che uno pensa. Io vi faccio ascoltare una vecchissima canzone di Umberto Tozzi, però la trovo anche questa qua, no? Allegra, una canzone spensierata, Notte Rosa, perché a me mi piace molto e la trovo adatta al tema della trasmissione di oggi. Quindi, come dico sempre, rimanete lì, non andate via.
sud, abbracciando tuo corpo per ore, ore, ore a far l'amore io a te. Non faccio, farò il possibile sud. Possibile su, abbracciando tuo corpo per ore e ore, far l'amore con la tua assenza. L'odore danza, sento già che il dolore avanza. Respirerò lacrime e aria che mi sbronza. Danza, non potrei vivere abbastanza. Oh, rientriamo con questa canzone di sottofondo, un capolavoro di Adriano Celentano e Mina, questa proprio è come dire, dopo tutto quello che ci siamo detti, che ci siamo detti stamattina, il commento è proprio corretto, che taggia fa, alla fine purtroppo è così, sapete, ieri parlavo con il mio socio, no? con Roberto, con il quale appunto facciamo l'altra radio, no? Che faccio la sera in diretta insieme a lui, dove parliamo di tutto, diciamo dei problemi del mondo, no? Parliamo di economia, parliamo di altri argomenti ben più seri del calcio, e lui mi ha detto una frase che mi ha toccato molto, mi ha detto, dice, si vede che stai invecchiando anche te, 44 anni, non sono più ragazzino, me ne rendo conto, sono un padre di famiglia, due bambini piccoli, che adoro, però non sono più un ragazzino, ormai sono un uomo maturo. E lui mi ha detto, se ti lamenti sempre, si vede che stai invecchiando perché ti lamenti sempre. Io ieri gli ho risposto, dico, ma no, ma non è vero, dico mi lamento perché volevo andare a pesca e purtroppo prima c'erano chiusi i confini e quindi non potevo attraversare il confine e andare a pesca in Austria, perché qui in Germania, sapete, serve una licenza particolare, dove devi dare un esame scritto molto molto complicato ed esclusivamente da fare soltanto in lingua tedesca. Io ci ho provato, ma è troppo complicata per me, e quindi vado a pesca in Austria, perché in Austria funziona come da noi, vai in un laghetto privato, paghi e peschi senza licenza. E quindi io ho dovuto aspettare che appunto si liberassero i confini. Dico, però i confini sono liberi appunto da ieri, però adesso tutta la settimana piove, per cui non posso andare a pescare anche stavolta, insomma. E se guardo la trasmissione che ho detto oggi, che ho fatto stamattina, non posso che non dare ragione a Roby, perché praticamente ho fatto una trasmissione dove non ho fatto altro che lamentarmi, come una caffettiera, no? Che si lamenta, dice, ma ci sarà qualcosa di positivo, no? In questa Roma. Io dico, di positivo sapete cosa c'è, ragazzi? Ci possono essere
si possono vedere le cose sempre in due modi, no? La cosa positiva può essere che magari questi casini societari, il fatto che non si ascolta nessuna notizia per quanto riguarda il campo, gli allenamenti, tutto, può essere positiva, nel senso che magari la squadra si compatta, la squadra si unisce per conto proprio, crea gruppo, crea coesione e magari ritroviamo una buona Roma, ritroviamo in questa fase finale di stagione, no? Mi viene in mente i due mondiali che abbiamo vinto con l'Italia, quando sia nell'82 che ci veniva da critiche feroci, no? Tanto, al punto che la squadra andò in silenzio stampa. Questo fece in modo di creare un gruppo, di tirare fuori l'orgoglio dei giocatori che riuscirono ad andare a vincere un campionato del mondo che rimane storico, rimane la più grande impresa della storia del calcio italiano, unita però non pari, perché per me quella del 38 fu ancora più grande quell'impresa di quel mondiale incredibile. Però accadde proprio questo, no? Come anche nel 2006, lo scandalo che ci fu, Calciopoli e tutto, fece in modo la squadra praticamente di unirsi, no? Di compattarsi, che i giocatori sapevano quasi quasi dentro di loro che o vincevano il mondiale o in Italia non ci mettevano più piede con quello che era successo. E infatti riuscirono con il cuore, con la volontà, con la passione e con parecchia fortuna, dobbiamo dirlo, a portarsi a casa un mondiale. Penso che alla vigilia, con quello che accadeva, con il nostro Totti che veniva da un infortunio come quello che veniva, si pensava che fosse una cosa impossibile da raggiungere. Ecco, la cosa positiva che io posso vedere è proprio questa, ragazzi. Magari può essere proprio che questa situazione fa in modo i giocatori di compattarli, di creare un'unione, di creare un gruppo, e ci ritroviamo una bella Roma che ci fa una parte finale di stagione alla grande. Perché non pensarlo? Potrebbe accadere. Un'altra cosa positiva può essere che in un certo senso, se si vendessero molti giocatori e a mio giudizio andassero via anche un po' di giocatori un po' giovani, francamente anche un po' troppi stranieri, no? Magari in caso di necessità potremmo trovare qualche giovane della nostra primavera, magari da lanciare, magari nel giro di qualche anno di poter costruire una squadra molto molto italiana, magari chissà anche molto romano-centrica, che magari ci possa così dare un motivo d'orgoglio in più. Magari da questi errori, sbagli fondamentali in società, magari possiamo scoprire, ecco, che De Santis magari è un grande dirigente sportivo, visto che non l'abbiamo ancora visto come dirigente sportivo. Possiamo veramente scoprire che è un talento puro. Magari possiamo scoprire questo, possiamo scoprire che Fonseca è un grande allenatore, che con i ragazzi giovani ci sa fare, che magari il prossimo anno dalle macerie ci possiamo ritrovare una bella squadra. Queste sono le cose positive che posso pensare da una situazione veramente brutta e negativa come quella che sta affrontando la Roma. Chissà qualcuno addirittura che possa pensare, e non, ripeto, non è vietato pensarlo, mi sembra assurdo, però non è... Magari possiamo anche dire che può essere anche tutta una strategia il fatto di distrarre, no? Cioè, soprattutto nei tribunali viene usata questa tecnica dagli avvocati difensori, no? Cioè, distogliere l'attenzione. Io parlo di una cosa, no? Cosa faccio? Distolgo l'attenzione della giuria parlando in realtà di un'altra cosa. Invece magari, capito, la giuria attacca l'imputato che è il mio assistito, io, ecco, sposto l'attenzione dicendo che è colpa del sistema. Ecco, magari un vecchio trucchetto, per esempio, che faceva Mourinho, no? Creando nemici ovunque. Questo ha fatto in modo, ecco, l'anno del triplete, ahimè per noi, però ha creato un gruppo coeso molto
in quell'Inter, no? che vinse la Champions, che poi vinse tutto quell'anno, purtroppo a discapito nostro, e sappiamo come. Però è un fatto, magari potrebbe essere anche una strategia. Io distolgo l'attenzione dei media, creo casini societari, faccio vedere che Petrachi andrà via, che litigo con Petrachi, che ci sono altri cose, questo o quell'altro, perché ho individuato De Santis, che è un grande direttore sportivo. Ho capito che la squadra così si compatta, non do informazioni agli avversari su come la squadra si allena, degli schemi, delle cose, non do informazioni, per cui alla fine faccio vedere che scopriamo dopo che la squadra è allenata bene, che fisicamente è integra, fisicamente sta alla grande, sta in grande forma, chissà, è proprio su questi pensieri a un certo punto, proprio per non dare ragione del tutto al mio compagno Roby, che sapete com'è, noi siamo cresciuti insieme, io e Roberto, per cui abbiamo tutti e due gli stessi hobby, siamo tutti e due pescatori, no? E c'è sempre stata tra di noi quella sana rivalità, no? Quella sana competizione, soprattutto ecco, quando si va a pesca, io ne prendo più di te, tu ne prendi più di me, quella sana competizione, no? Però sempre con grande rispetto e con grande amicizia, ci mancherebbe. E quindi, insomma, dare ragioni a Roby, un po', capite, un po' da uomo, ecco, un po' mi scoccia dargli ragione. Però ecco perché voglio concludere questa trasmissione in questo modo, cercando di dare qualche spunto positivo, cercare di mettere un po' di positività, cercare di dire che non ha ragione Roby, che sto invecchiando e che quindi sono negativo e che mi lamento di tutto, come fanno i vecchietti che si lamentano del tempo, della società, dei giovani, della musica, eccetera. Quindi ecco perché voglio così dare un po' questo lato positivo. Dai ragazzi, su, siamo andati lunghi anche oggi. Anche questo purtroppo è anche un po' colpa del tempo, perché la strada è bagnata, non piove oggi, non piove, ma la strada è bagnata e quindi nella guida devo andare un pochino più piano, e questo vuol dire che il giro diventa, ci metto più tempo a fare il mio girettino mattutino che faccio qua insieme a voi. Dai, andiamo in chiusura, su. Vediamo che cosa ci presenterà il futuro, vediamo cosa accadrà nella giornata odierna, perché tanto vedete che le cose accadono continuamente. 24 ore su 24, ragazzi, anche un motivo delle trasmissioni mattutine sono anche per il fatto che arrivano le notizie continue. Io vi saluto, vi saluto, vi auguro una buona giornata oggi, ripeto, è martedì, per cui siamo ancora all'inizio della settimana. Ci aspetta domani, che è mercoledì. Mi raccomando, fate sempre i bravi. Un abbraccio fortissimo ai miei ascoltatori. Un bacio, come sempre, alle mie ascoltatrici. Sempre sulla guancia, con affetto. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessi microfoni, stesse frequenze, stessi social, stesso tutto. Non cambierà nulla, però vi prometto una cosa, che domani lavorerò un pochino sulla musica, almeno oggi. Lavoro un po' sulla mia bacheca musicale, perché mi sto rendendo conto che alla fine stanno andando sempre in onda, anche in sottofondo, le stesse canzoni. Cerchiamo di così di variare, di mettere qualcosa di nuovo, di mettere sicuramente qualcosa di nuovo. Per il momento, ripeto, un abbraccio fortissimo, fatti bravi, noi ci sentiamo domani, forza Roma sempre, e io direi di lasciarsi con questa canzone qua. Dai, ci lasciamo con questa canzone qui dei Depeche Mode, fate i bravi, mi raccomando, a domani, ciao a tutti. Io ti seguirò. Sometimes, I question.
dreaming of.